Ciao amici, cosa non si farebbe per restare in forma e perdere peso? Dillo a me che sto lottando da anni in tutti i modi. Siamo sempre pronti a provare a seguire nuove diete, ma non tutte sono equilibrate. Se facciamo scelte alimentari drastiche e non consapevoli, spesso si sbaglia e si ingrassa invece di dimagrire. La maggior parte dei consigli e dei trucchetti su web e riviste sono piene di falsi miti. Ecco 5 falsi miti da evitare per restare davvero in forma in modo sano. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Cibi grassi e calorici. Quando viene fame, durante la dieta, è dura, vero? Viene sempre voglia di mangiare cibi grassi e calorici. È la mente che ci fa pensare a questi cibi, anche se non ne abbiamo bisogno. Ogni tanto va bene sgarrare pur di non mollare la dieta, ma con cibi sani. Sono i cibi grassi ricchi di omega 3, avocado, semi di chia, sesamo, zucca o burro di arachidi. 2. Carboidrati. Sono il carburante del corpo, danno energia. Se li eliminate del tutto, finirete col cercare cibi più calorici. Per dimagrire, ridurre i carboidrati raffinati e industriali, che fanno male. Pasta bianca, pane bianco, biscotti industriali, cereali pieni di zuccheri, snack e merendine dolci. Meglio invece i cereali integrali, farro, orzo, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, in chicchi o in fiocchi, ma senza zuccheri aggiunti. 3. Bevande light. Non fatevi ingannare dalle bevande dietetiche prive di calorie. Sono piene di dolcificanti artificiali che aumentano il desiderio di cibo. Meglio scegliere qualcosa di appagante ma sano, uno smoothie, una tisana, un estratto o un tè verde. 4. Frullati proteici. I frullati proteici fanno perdere peso solo se si usano per sostituire il pasto in parte o del tutto. Attenzione invece quando non sostituiscono il pasto. Se li aggiungiamo alla dieta, i frullati aumentano le calorie e l'apporto di proteine, quindi vanno assunti con consapevolezza, mi raccomando. Come sempre, è ancora meglio se vengono abbinati alla giusta attività fisica. 5. Mangiare dopo le 20. Non è vero che mangiare dopo l'ora di cena fa ingrassare. Dipende da cosa mangiamo, non quando lo mangiamo. Se per forza dovete mangiare tardi, non ingrasserete solo per questo. L'importante è scegliere cibi sani e naturali. La scelta degli alimenti è sempre ciò che fa la differenza. Ora che conoscete i più comuni falsi miti, potrete regolarvi di conseguenza. Se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te, clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato. Ed eccolo il regalino di oggi, il PDF. Lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.